Attenzione, devo vedere un fermatutto che ho anche messo. Eccola qua. Sì, salve a tutti, sono Giovanna Conte, non la Landi, non la Giannone, la Giovanna Conte, la pugliese. La terza Giovanna. Allora, io non vengo né da Brescia né dalla Sicilia, ma dalla Puglia, dal cuore del Salento. Insegno a Francavilla Fontana, è una scuola la mia molto attiva in questo senso. E vorrei cominciare dall'ultima foto. Intanto vi dico che queste sono tutte foto scattate dai bambini. Insegno in una seconda, in due seconde elementari, 51 bambini, italiano, arte, storia e geografia. Hanno con varie attività, ovviamente, in italiano per la lettoscrittura, hanno giocato sulla scacchiera. Volevo iniziare dall'ultima foto, anche quella scattata da un bimbo di 7 anni, e noi abbiamo ospitato il professore Cogliolo, abbiamo avuto questo grande onore, e lo sono entusiasti quel giorno perché li ha coinvolti, ma non sono qui a fare lode al professore, certamente, però è stato... una rockstar, tant'è che ha firmato le mani ai bambini, hanno detto maestra questa non ce la laviamo. E poi niente, volevo illustrare qui in queste foto, fatto appunto da loro, una delle tantissime attività. Questa è un'attività che loro hanno, hanno proprio voluto per la festa del papà, e quindi qui c'è il percorso. Ovviamente non vi spiego che cos'è la pixel art, né tantomeno il percorso effettuato. Mi hanno detto solamente, maestra dice, noi vogliamo, la prossima anno lo facciamo con i papà e con i nonni. Ho detto va bene, ho detto perché maestra? Dice sei d'accordo? Sì, perché il coding è per tutti, no? Come la scuola. Grazie.